Grazie Presidente, no, rubo proprio un minuto. Volevo semplicemente sottolineare che nell'ordine del giorno che oggi abbiamo fatto abbiamo messo in evidenza un punto che è molto importante proprio per il recupero di risorse che servono appunto moltissimo in questo momento, che è appunto il recupero dell'evasione Tari. In bilancio praticamente sia nel 2015 abbiamo un 112 milioni di euro di evasione Tari. Praticamente è che ci portiamo dal passato, quindi praticamente sono una svalutazione di crediti, quindi un recupero di soldi che stanno messi a bilancio ma che non siamo riusciti mai a recuperare. Quindi poiché sappiamo che questo servizio viene fatto da Equaroma e sappiamo che queste risorse sono fondamentali per tutto il progetto strategico che appunto l'assessora ha messo in evidenza prima, e allora noi vogliamo sottolineare l'importanza di lavorare in squadra con Equaroma, AMA, Comune di Roma, una forte squadra che aiuti al recupero della Tari, sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche. Questo perché? Perché è vero che stiamo ereditando una situazione che abbiamo descritto in questa giornata dedicata all'AMA, dove appunto il Presidente ha messo in evidenza scarsità di investimenti negli anni. Ho visto nel bilancio che ammortizziamo quasi 90 milioni di euro dei mezzi nostri, cioè che la situazione che abbiamo ereditato è visibile dai bilanci, che è una situazione abbastanza disastrosa. Tra l'altro spendiamo ogni anno circa 200 milioni di euro in servizi, costi per servizi, quindi quello che io vorrei cercare di chiedere al Presidente è proprio quello che, al di là di tutto ciò che sta emergendo, andiamo anche a fare un lavoro di taglio degli sprechi, perché in questa azienda, proprio perché abbiamo ereditato molti sprechi, bisogna lavorare anche su questo, al di là di tutto un discorso che abbiamo parlato di rifiuti, sul discorso pulizia delle strade e cose del genere, però molto spesso si perde il punto fondamentale, che è quello di recuperare risorse, perché se noi cittadini dobbiamo dare un servizio servono soldi per poter pagare quel servizio, ma se noi non recuperiamo da qualche parte questi soldi, perché di sprechi ce ne sono, noi non riusciamo poi a far quadrare il cerchio. Un'altra cosa importante che volevo dire è un discorso pure di approfondimento degli appalti in AMA. Molto spesso anche lì bisogna cercare di monitorare bene gli appalti, far sì che gli appalti, quando vengono effettuati seguendo tutti i criteri, appunto abbastanza nel rispetto del 50 del codice appalti e così via, e monitorare se gli appalti che si fanno poi effettivamente queste imprese a cui noi abbiamo subappaltato dei servizi svolgono poi per il territorio di Roma quei servizi, perché molto spesso nelle commissioni è emerso proprio questa criticità, cioè un controllo sul subappalto, perché non è proprio direttamente AMA che fa il servizio, ma lo fa qualcun altro per AMA. Quindi io questo è il mi sento di chiedere sia all'assessore qui presente che al Presidente. Grazie.